nasco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. Una star della TV. Doraemon! Oh? Incredibile! Doraemon colleziona di nascosto tutti i poster di Mari Marui! È un suo fan sfegatato! Ehi, Doraemon, che fai? Mari, 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 sei bellissima e ti adoro! Mari, 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 sei fantastica e ti adoro! Doraemon, Mari, mi hai sentito? Mari, Mari, sei magnifica! Pronte, Doraemon! Perché mi interrompi? Ora arriva il mio pezzo preferito! Sì! Evviva Mari! Per Mari Marui, pippurrà! Per Mari Marui, pippurrà! Sei la più bella e brava del mondo, io ti adoro! Per me Mari Marui è carina, ma non bellissima e onestamente non è neanche molto brava! Prova a ripeterlo! Nessuno può parlar male della mia amata Mari! Dobbiamo sbrigarci! Che cosa succede? Gian, Suneo, dove state andando? Da Mari Marui, sta girando qualcosa proprio qui vicino! Che cosa? Sei sicuro? Ehi, aspettami, Doraemon! Mi sta fratellando! Mari Marui! La mia Mari Marui! Dov'è la mia dolce Mari Marui? Qui sul set non la vedo! La telecamera non funzionava bene, ora la stanno riparando. Mari si sta riposando, sta schiacciando un pisolino. Che cosa? Schiaccia un pisolino di giorno? Allora è proprio una ragazza pigra questa Mari! La prego, potrebbe sbrigarsi. L'agenda di Mari è piena di impegni e abbiamo molti appuntamenti. Oh! Telecamera sistemata! Bene! Possiamo ricominciare con le riprese! Mari, svegliati! È ora di tornare sul set! Uffa, chissà dove si è cacciata Mari! Che delusione! Mi ero illuso che l'avremmo incontrata di persona! Che tristezza infinita! Mari, è impossibile! No, non ci posso credere! Sto per svenire, aiutatemi! È Mari Marui! Oh no, devo essermi appisolata! Che sei lì dentro? Mari, dove sei? Dove ti sei nascosta, Mari, piccola mia? Mi senti? Sei stanca? Se vuoi fare un sonnellino, puoi venire a casa mia, Mari. È un sogno che diventa realtà! Grazie per l'invito! La nostra casa è piccola e disordinata, però... Nessun però! Questa casetta è così imbarazzante! Adesso capisci perché ti dico sempre di ristrutturarla! Non perdere tempo, corri a fare il tè! Scatta! Prego, accomodati! Tieni, ti va una tazza di tè? Grazie, volentieri! Scusa, per quale motivo stavi dormendo in un parco? Sono scappata dal set, non ne potevo più. Ero esausta, stanca di tutto quanto. Eri stanca del tuo lavoro? Ah, che cosa mi tocca sentire? Dovresti essere contenta, tu sei una star, sei amata da tutti. Infatti... Tu non sai quanto invidio le persone comuni. Come vorrei scambiare la mia vita con la vostra? Allora facciamo immediatamente cambio! Sì, per me va bene, voglio diventare un divo! No, non ci pensare minimamente! Tiriamo a sorte! Sasso, carta, forbice! Che sfortuna!
La bacchetta scambia persona! Per scambiare le vostre vite e i vostri corpi dovete afferrare le estremità della bacchetta. Afferra l'altra estremità. Ah, d'accordo. In pratica adesso Nobita è diventato Mari e di conseguenza Mari è diventata Nobita. Ho sempre desiderato essere una star della TV. Adesso andrò in giro a vantarmi con tutti. Nobita, dove vai? Aspetta! Riposati e fa come se fossi a casa tua. Va bene. Eccomi! Arrivo, Nobita! Quella è Mari Marui! Non riesco a credere ai miei occhi! Per quale motivo è con Doraemon? Noi due siamo amici da molto tempo! Sì? Anzi, a dire la verità, noi siamo amici del cuore! Dai, non essere così timido! Mari, ti dispiace se ti chiediamo un autografo, per favore? Sì, va bene, ma solo se promettete di essere gentili con Nobita! Lo promettiamo! Ciao, ci vediamo! Ma c'è scritto Nobita! Non mi piace per niente! Ma quella è Mari Marui! Corriamo, andiamo a fare una fotografia con lei! Nobita è veramente popolare! Oh, vi prego, non spingete! Fate piano! Qualcuno mi aiuti, per favore! Via, via, presto! Mari, no, dove vai? Aspetta! Lasciatemi in pace! Mari, sbrigati! Vieni, sali subito! E lui chi sarebbe? Non dirmi che hai preso un procione! Non sono un procione! Perché nessuno lo capisce? Non mi interessa, le riprese sono state rinviate! Tu sei un personaggio pubblico! Non puoi comportarti da irresponsabile! D'accordo! Che cosa devo fare? Un'intervista per la rivista Coco! Che bello! Sembra divertente! Non vedo l'ora! Allora dimmi, quali sono i tuoi hobby preferiti? Guardare la televisione, leggere fumetti e fare pisolini! Qual è il tuo più grande talento? Prendere zero nelle verifiche! E qual è il tuo piatto preferito? Il ramen istantaneo! Non puoi continuare così! Oh? Vieni con me! Ma perché? Che c'è? Cosa ho fatto? E me lo chiedi, se continui a rispondere in quel modo rovinerai la reputazione di Mari. Sì, forse hai ragione, ma il problema è che io non so niente di Mari. Non posso lasciarla nelle tue mani, devo intervenire subito. Perfetto. Chiedo scusa per prima, il mio piatto preferito sono i Dora... Mi perdoni, volevo dire sono i pancake. Parlaci dei tuoi segreti di bellezza, Mari. A colazione bevo sempre il frullato speciale della mamma. Mi prendo cura della mia pelle bevendo molta acqua e tutte le sere faccio un lungo bagno. Nei giorni liberi mi piace praticare arrampicata per mantenermi in forma. Seguo anche lezioni di yoga e pilates e faccio spesso la sauna. Incredibile! Brava, sei stata perfetta! Sono un fan sfegatato di Mari, per forza! Eh? Ah no, niente! Siamo in un programma musicale! Coraggio, tocca a te! E adesso ascolterete l'idolo dei teenager Mari Marui, che ci canta la sua Lovin' Mari! Io son qui, mi chiamo Mari, oh! Mi voglio tanto bene, ma tanto... Fermi, basta, stop! Per carità! Cos'è successo? Da quando in qua sei stonata? Mi dispiace, mamma, penso sia per il mal di gola. Non abbiamo scelta, oggi dovrai ingannare il pubblico e cantare in playback. Tanto bene. Ci è mancato poco. Dimmi che ora andiamo a casa. Credo e spero di sì. Che cosa stai dicendo? Ti va di scherzare? Hai ancora un'agenda fitta di impegni? Dove altro dobbiamo andare? Mari, più lavori accetti e più la tua popolarità cresce. Tutti i contratti che firmo sono per il tuo bene. Se è per il suo bene, devo farlo. Grazie mille! I miei fan sono tanti quante le stelle nel cielo. Accio! Sei tutti noi! Mike!
Come va? Tutto a posto? Non ce la faccio più, sono stanco. Adesso basta, noi andiamo a casa. No, che cosa stai dicendo? Abbiamo altri appuntamenti e l'ultimo è alle 2 del mattino. Che cosa? Perché così tardi? No, ci rifiutiamo, è troppo. Bene, te la sei cercata. Vieni. Ora tocca a te. Sì, evviva, sono tornato alla normalità. Quindi io ora sarei una vecchia signora antipatica. Dov'è finita Mari? Dove si è cacciata mia figlia? Mari, ci siamo, è arrivato il tuo turno. Chiedo scusa, sono mortificata, ma non so dove sia finita. Non è andata da nessuna parte. No, c'è un errore. Mi raccomando, lavora sodo. Ciao ciao, buona fortuna. La libertà è una cosa meravigliosa. Povera Mari, mi dispiace tanto per lei, lavora veramente troppo. Già. Sbrighiamoci, torniamo a casa, la cena ci aspetta. Siamo tornati? Mamma! Mi dispiace tanto, scusa. Sono Nobita, non la tua mamma. Sì, abbiamo fatto di nuovo uno scambio. Nobita, a tavola, è pronto? Che ne dici? Ti va di restare a cena da noi? Ti prego, rimani, insistiamo. Molto volentieri, grazie mille per l'invito. Vorrei il bis. Grazie, era da tanto tempo che non mi rilassavo così. Però forse è meglio che torni a essere me stessa. Chissà dove si è cacciata la mamma di Mari, adesso la cerco. È da quella parte. È successo qualcosa al lavoro? No, ma ero talmente stanca che mi sono allontanata di nascosto. Perdonami, sono stata una cattiva madre. Chiedo scusa, ma c'è un malinteso. Mamma, no, Mari sono io. Siete stati gentilissimi, arrivederci. Prometto che d'ora in poi sarò meno esigente. Sono felice per Mari, se lo merita. Non le ho chiesto un autografo, non ho fatto una foto con lei, non le ho stretto la mano. Dove avevo la testa? No, mi dispiace tanto. Mari Marui! Il fumetto macchiato! Devo dirlo, questo fumetto è davvero troppo divertente. Te lo presto, così puoi leggerlo anche tu. Un momento, puoi ripetere per favore? Certo, ho detto che te lo presto, così puoi leggerlo anche tu, Suneo. No, un attimo, fermi tutti. Tu mi hai appena detto che mi presti il tuo fumetto. Non posso crederci. Scusa, perché sei così sorpresa? Anch'io ogni tanto presto le mie cose agli altri. Davvero? Ne sei proprio sicura? Sì. Beh, allora grazie, accetto volentieri. E chi se lo aspettava? A volte succedono cose strane. Così Chang rischia di far iniziare a piovere. No! Questa è una tragedia! Non oso pensare a che cosa mi farà già! Dici sul serio, me lo presti? Sì, è il fumetto di Gian, quindi mi raccomando, attento a non sporcarlo. Giurami che non lo farai. Tranquillo. Secondo me pioverà. Non posso credere che Gian abbia prestato il suo fumetto a Suneo e che lui lo abbia prestato a me. Non riesco a crederci neanche io. Dai, è davvero così divertente. Sì, altro che, è divertentissimo. Mi avevi giurato che non l'avresti spaccato! Non sono stato, io ero già macchiato quando me l'hai dato! Se non sei stato tu, chissà chi è stato! In ogni caso vado a dirlo subito a Gian! Devo dirti una cosa! Ehi, Sonia, torna qui! Doraemon! Davvero, non sono stato io! È stato Sonia a macchiare il fumetto! D'accordo, non piangere, ho capito! La sposta tutto! Che cos'è la sposta tutto? Per prima cosa prendiamo un fazzoletto di carta. Ecco. E con molta delicatezza. Oh. Wow, hai spostato la macchia sul fazzoletto. Incredibile.
perfetto, è pulitissimo! Possiamo spostare qualsiasi cosa! Ah, idea! Prima che lo scopra la mamma, possiamo spostare questo! Certo, nessun problema! Ecco fatto! Bravissimo, ottimo lavoro! Grazie, è troppo divertente! Voglio provarla su qualcos'altro! Nel frattempo, allora, io leggo il fumetto! Ok! Che disastro, ho bruciato la moquette! Non preoccuparti, ci penso io! Non è possibile! La moquette è tornata come nuova! Sì, hai visto! Lo hai bruciato! Nobita non aveva ancora letto il giornale di oggi! Nessun problema, risolvo subito! Via! Eh? Ecco fatto, ora puoi leggerlo! Bravissima Nobita! La sposta tutta è davvero incredibile! Non voglio bagnare le scarpe nuove! Sta tranquilla, ci penso io! Ciao Nobita, ma come fai? Prendo la pozzanghera e la sposto da un'altra parte! Ecco fatto, spostata! Grazie di cuore, Nobita! Merito della sposta tutto, un ciuschi fantastico! Mi piacerebbe molto mettere qualche dettaglio sulla mia borsa. Ogni tuo desiderio è un ordine, ora ci penso io! Vorrei tanto avere l'immagine di questo cucciolo di cane! D'accordo! Ecco fatto, ti piace? No. Io volevo solo l'immagine del cane, non tutta la copertina. Non so se posso accontentarti. Allora, potresti mettere questi fiorellini sulla borsa? Sì, certo, va bene. Togliamo la copertina e spostiamo subito i fiorellini. È bellissima, grazie di cuore, Nobita, è stupenda. Ma che cosa hai combinato? Oh oh! Scusa, devi perdonarmi, sistemo immediatamente tutto. La sposta tutto, trasforma in bello il brutto. Aia, che dolore! Ti ho preso, Nobita! Ho sentito che hai macchiato di cioccolato una pagina del mio fumetto! No, Gian, ti stai sbagliando! Io non ho macchiato proprio niente! Oh, è vero, perché non mi credi? Va bene, allora vai a prenderlo e dimostrami che stai dicendo la verità! È così? Mi ha detto di ridargli il suo fumetto! Uffa! Che peccato, me lo porti via proprio sul più bello! Hai visto? Non c'è nessuna macchia di cioccolato! Hai detto la verità! No, ascoltami, sono sicuro che prima o poi lo sporcherà! Scusa, che cosa hai detto? Già, forse ha ragione lui! È meglio che riprenda il mio fumetto! Bravo! Secondo me hai fatto bene! Altrimenti Nobita te lo avrebbe macchiato di sicuro! Lo hai ripreso giusto in tempo, Gian! Sonio, sei insolito! Senti, avrei un favore da chiederti! Visto che Nobita mi ha preso il fumetto prima che finissi di leggerlo, potresti prestarmelo di nuovo? Ok, va bene, tieni! Grazie mille! Finalmente posso leggerlo in tutta tranquillità! Ciao, sono tornata! Cosa ci fa uno stagno nel vialetto di casa mia? È una cosa davvero strana! Forse sto avendo le allucinazioni! Provo a entrare dal retro! Speriamo che non si sia sporcato, altrimenti finirò nei guai!
Ho fermato il tempo grazie al mio orologio tempo stop. Ci siamo, è la nostra occasione. Fumetto preso. Dai, spostiamolo qui. Ecco. Ok, sposterò ogni singola pagina. Missione compiuta. Tieni il tuo fumetto. Ciao! Ciao! Adesso puoi muoverti di nuovo. Ah, non si è sporcato, le pagine sono tutte bianche. Come bianche? Abbiamo dato a Suneo la lezione che meritava. Forza, andiamo subito a casa a leggere il fumetto. Sì. Come? Siete chiusi? Mi dispiace, ma siamo stati costretti. È una chiusura temporanea, ma non abbiamo ancora finito i lavori. Che peccato. Abbiamo fatto tanta strada per venire fin qui. Scusi, qual è il problema? Venite, vi faccio vedere. Questo centro termale sembra un cantiere. Purtroppo l'operaio ha preso un brutto raffreddore e non è riuscito a completare i lavori. Come vedete, non posso certo accogliere i clienti in queste condizioni. Che ne pensi? Se vuole, possiamo occuparcene noi e non se ne pentirà. Ci basta solo una notte e renderemo questo centro termale il più bello del mondo. La Docodemo porta! Dobbiamo fare piano. Il tunnel spazio-temporale. Evviva, che bello! Ce l'abbiamo fatta! Via, andiamo al prossimo museo. Che faccia buffa! Non ridere, è un dipinto molto famoso! Avanti, dobbiamo prenderne tanti altri! Caspita, questo è enorme! Torniamo al centro e andiamo ad appenderli! Girasoli di Van Gogh, l'urlo di Munch, sono stupendi. Ora potete fare il bagno immersi nell'arte. Non esiste centro termale più lussuoso di questo. Purtroppo però non c'è neanche un dipinto che ritrae il Monte Fuji. Non apprezzate la nostra fatica. La gente è proprio incontentabile. Sempre allegro e soddisfatto.